Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale. Siamo alla puntata numero 9 e aspettiamo insieme a voi la partita di domani pomeriggio contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo, ma anche dell'ex Torreira. Con me questa sera per parlare appunto della sfida contro la Sampdoria e di tante altre cose, il nostro centravanti Giancarlo Febbo. Buonasera. Il nostro centravanti, bomber. Perché centravanti ci può giocare pure uno che non segna mai, essere... quindi bisognerebbe capire distinguere. Se sei, sì, se sei capire se io segno o no. Centravanti, questo però dobbiamo capirlo, diciamo, nel corso della stagione. Nelle passate stagioni hai segnato abbastanza, quest'anno bisogna capire. Speriamo che questa serie è più difficile. È più difficile. I difensori sono più arcigni, sì. Bisogna stare attenti a non commettere falli, anche perché in studio abbiamo di nuovo Francesco De Luca. Ciao Francesco. Buonasera Oscar. Che ciao, fino Giancarlo. All'anno scorso calcava il palcoscenico della Serie A e quindi diciamo è attento e può intervenire in maniera forte. Aspettiamo anche Giovanni Tondo Donati, che sta arrivando dalla redazione del centro. Sta facendo la fama del lavoratore, sì, Giovanni. Sì, sì. Sta facendo la fama, la fama del lavoratore, perché arriva in ritardo, perché lavora come se poi noi non lavorassimo prima. Allora Giancarlo, prima di entrare nel cuore della puntata, questa sera vi dico che tra un po' vedremo due contributi filmati, un'intervista realizzata pochi minuti fa con Michele Fornasier, da collega Enrico Giancarli, e a seguire vedremo anche delle battute dell'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, perché racconta degli aneddoti molto carini. A seguire avremo un collegamento telefonico importante con un giornalista importante di cui parleremo all'interno di pagina 3 del suo libro, ma ovviamente allargheremo anche la discussione per parlare dell'andamento del campionato di Serie A, almeno fino a questa prima sosta. Dicevo Giancarlo, prima di entrare nello specifico, che sensazioni hai aspettando Pescara Sampdoria? Ti devo dire la verità, buone sensazioni che derivano diciamo dalla riflessione che è stata fatta all'interno del Pescara dall'allenatore, che ha spiegato oggi in conferenza stampa cose molto interessanti, e anche dal fatto che l'ambiente è più sereno dopo la conferma dei tre punti. A quanto pare non è sicuro che il Sassuolo faccia un ulteriore ricorso, quindi potremmo anche dare per assodati. Mi è piaciuto quello che ha detto Oddo oggi in conferenza, ha detto dobbiamo imparare a convivere con il fatto che una squadra che deve lottare per non retrocedere può anche perdere 20 partite, quindi a gestire 20 sconfitte sperando di essere bravo di farne di meno. È stato analizzato il momento, diciamo, della squadra, perché il Pescara, statistiche alla mano, prende parecchi gol nel finale, li prende quasi tutti nel secondo tempo i gol. Mi sembra sia su 12-11 nel secondo tempo, poi parecchi li prende nel finale. Lui ha detto noi siamo più stanchi, ma non è una questione fisica, è anche una questione di testa, perché sono tutte le squadre sono più stanche, però le altre si fermano, noi continuiamo a spingere, cosa che non è possibile. Quindi mi sembra che sia arrivata questa consapevolezza, e domani vedremo quali saranno i frutti. È chiaro che tutto l'ambiente deve cambiare atteggiamento, anche lo stadio deve capire di essere più paziente, perché le partite di Serie A sono queste, tutte difficili, quindi domani aspettiamoci per forza i fuochi d'artificio, con calma, vediamo che succede. Uno dei temi che ho affrontato anche nell'editoriale, che questa settimana vedremo più in là. Vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito di Rete8, rete8.it, a partire più o meno dalla mezzanotte la prima replica, e da domani mattina sul sito della trasmissione calciototale.eu potete rivedere l'intera puntata. Francesco, dopo una sosta cambia qualcosa per gli arbitri? La vostra preparazione muta, oppure non avendo la partita normalmente le squadre fanno degli allenamenti, voi che cosa fate quando non si gioca? Diciamo che intanto a livello arbitrale, come compagine nazionale, abbiamo 10 arbitri internazionali e 10 assistenti internazionali. Insieme a loro spesso vanno degli additional, che sono altri arbitri. Quindi si continua a giocare lo stesso. Quindi durante la settimana molti di loro, diciamo che la metà della forza arbitrale italiana è impegnata, quindi continua. E gli altri metà che fate? Si fa allenamento normale, meno intenso, qualche giorno di riposo in più? Ma gli allenamenti sono uguali, rimangono uguali, non abbiamo periodi di sosta
basso. Quindi tipo non è come fisico. Per le squadre che dice dopo la sosta non si sa come ritorna. È ancora presto, 7 giornate di campionato, diciamo, appena iniziato il campionato. Quindi, quindi non cambia, non cambia molto. Allora, Dino, intanto saluto Dino D'Angelo, come sempre ci accompagna dalla regia. Io direi che ci possiamo andare a sentire questo primo contributo, questa intervista a Michele Fornasi e poi la commenteremo in studio. Una partita importantissima per noi, è molto molto delicata, e farà piacere rivedere tante persone con cui ho lavorato, però domani bisogna pensare solo a entrare in campo per fare punti. Ci racconti qualcosa, qualche aneddoto della tua esperienza in maglia blu cerchiata? Ma io arrivai lì come mia prima esperienza tra una prima squadra, e c'era Delio Rossi allora, che poi fu esonerato per una brutta partenza del campionato, e poi arrivò Mihajlovic. E niente, io feci qualche presenza, tipo 12 presenze con lui, e poi la stagione successiva, a gennaio, arrivai qui. E quindi diciamo che resta una partita particolare per te, però domani quanto sono importanti questi 3 punti? Per noi assolutamente fondamentali, secondo me, perché dobbiamo comunque smuovere la classifica in una maniera o in un'altra. Però comunque sia dobbiamo continuare come stiamo facendo sul piano del gioco, dello spirito di squadra e migliorare lì dove dobbiamo migliorare. Dietro di te c'è una maglia particolare, c'è la maglia di Roberto Baggio che il nostro Alberto Capo sta guardando. Insomma, se vedi questo numero 10 cosa pensi? Che penso? Che è stato uno dei più forti italiani di sempre. Che penso? Che sarebbe stato bello marcarlo. E domani ti tocca Quagliarella, che è un giocatore molto importante del calcio italiano, ha vestito tanto la maglia azzurra, è il pericolo numero 1? L'hanno molti pericoli, perché è una squadra molto organizzata, giocano bene a calcio e possono farti male in qualsiasi momento. C'è lui, sì, sicuramente è un grandissimo giocatore, ma lo stesso Muri e gli altri ragazzi che c'hanno dietro di loro sono molto bravi e preparati. Eccoci rientrati in studio, Giancarlo. Allora, intanto la prima cosa che viene fuori da questa intervista, mi pare che Fornasier, sono qui in ritiro all'Hotel Dragonara, quindi a 2 passi dalla nostra sede, mi pare tranquillo, sì, insomma, tranquillo. Vabbè, non ragazzo, si avverte nessuna tensione. Il ragazzo è molto maturato da questo punto di vista, lo ha aiutato il rientro di Campagnaro perché si è trasformato con lui in campo, perché è un ragazzo di buona potenzialità, di buona prospettiva. Ha fatto parecchi errori l'anno scorso quando aveva al fianco un compagno altrettanto inesperto, però dopo con Campagnaro è migliorato molto. Mi è piaciuto l'anno scorso anche quando è stato utilizzato da terzino destro, paradossalmente alcune partite le ha fatte meglio da terzino che da centrale, e questo comunque significa che comincia a diventare un elemento sul quale si può contare. E poi l'altra cosa che veniva fuori, insomma, la serenità, e poi diciamo Pescara-Sampdoria, tanti ex, Giancarlo, prima citato l'allenatore Delio Rossi, domani in campo sicuramente, quasi sicuramente ci sarà Torreira, in panchina c'è Marco Giampaolo. Loro, ma da noi ancora di più, perché Campagnaro è un ex, Fornasier è un ex, Fiorillo pure, Coda, sono tantissimi, senza dimenticare che Caprari era stato indicato come nuovo attaccante della Sampdoria per tanto tempo. Una partita bella, sentita. Anche se tu dici Caprari e dici Sampdoria, io ritorno alla partita della promozione. Certo, quella partita fu bellissima e soprattutto il ragazzo fece 2 gol incredibili, ma poi era tranquillo, sembrava quasi che per lui fosse normale fare quei tipi di gol. È stata una bella emozione che ricordiamo ancora, perché obiettivamente, anche se si diceva che potevamo essere favoriti, che la Sampdoria aveva interesse, però insomma già entrare in quello stadio erano 20.000 tifosi della Samp. In quella Sampdoria quindi giocava un certo Icardi in quella partita, quindi mi anche c'era all'esordio. Pure Eder, insomma, era una grande squadra, sì. Francesco, all'epoca tu giocavi, ecco qua, puntualissimo, Dino ci fa rivedere questo gol straordinario. Paragonammo in questo caso a Romario, il nostro Caprari. Fu una partita davvero indimenticabile, me la ricordo bene, facevo la seconda voce nella radiocronaca che stava facendo, sì, faceva Sergio Cinquino. Fu una giornata, un pomeriggio molto emozionante per tutti. L'emozione di quella partita
Adesso è ancora più bella perché effettivamente poi siamo retrocessi e sembra che non ci dovessimo tornare più, invece adesso stiamo nuovamente a commentare la Serie A, quindi vuol dire che c'è stata un'altra promozione ed è una bella gioia. Fu l'epilogo di una stagione sicuramente irripetibile, sia per la qualità del gioco ma soprattutto poi per quello che interessa poi sempre di più a tutti, per i risultati. Pescara finì al primo posto con un grandissimo gol nell'ultima partita di campionato contro la Nocerina all'ultimo giro di lancetta di Maniero. Francesco, all'epoca tu arbitravi, magari quel giorno eri pure impegnato, ma che ricordi hai di quella partita? Ma io, come tutti i tifosi del Pescara, ho dei ricordi importanti, belli, comunque di forti emozioni, ma a prescindere dalla partita in sé per sé ho un ricordo bello della stagione, perché è stata una stagione nella quale non facevo altro che ricevere complimenti dai colleghi per il gioco che faceva il Pescara, ed era effettivamente un gioco entusiasmante, bello, cioè un gioco che portava alla vittoria, ma vittorie che venivano da partite giocate bene, che facevano divertire il pubblico, che all'epoca non so in quante partite di Serie A si vedevano, detto sinceramente, cioè veramente il Pescara faceva un calcio di altissimo livello. Dino, se possiamo andarci a vedere anche questo breve passo dell'intervista invece di Marco Giampaolo, e così commentiamo anche questa e poi ci avviamo invece al collegamento che vi avevo detto, che avevo preannunciato prima. A Pescara ho cominciato a lavorare. Quando ho smesso di giocare a calcio avevo 30 anni e mi ha dato la possibilità di ripartire. Massimo lo conosco bene, perché poi quando mi allenava suo padre, lui era piccolo, veniva anche a vedere gli allenamenti. Suo papà è stato un ottimo allenatore, mi ha insegnato molto, è stato il primo che mi ha... Avevo forse 19 anni e giocavo nel ruolo di centrocampista, poi lui mi spostò dietro perché voleva che iniziassimo a giocare da dietro, quindi è stato un precursore. Il padre era bravo, bravo tecnicamente e con un'ottima personalità. Poi il figlio ha fatto la carriera che tutti conoscete, quello che più conta è la partita. Gli amar cord contano meno. Pochi giorni fa ho detto che le partite sono tutte difficili, molto difficili, qualcuna proibitiva, e non è questa, ma è difficile. Giancarlo, Giampaolo dice partita difficile ma non proibitiva. Ha ragione, che cosa gli possiamo dire? Effettivamente ha ragione, però speriamo che se la ricordi tanto, che si debba ricredere, che se la ricordi tanto. Perché effettivamente il Pescara delle prime giornate adesso si è dovuto un po' calmare, tra virgolette, anche da un punto di vista della spinta, però se il Pescara avesse ripetuto sempre le stesse prestazioni che ha avuto contro Napoli e Inter, anche contro altre squadre, probabilmente adesso avrebbe una classifica diversa e magari sarebbe diventata più impegnativa di quella che pensa Marco. Ha ricordato Giampaolo che a Pescara ha iniziato tutto, ha finito da calciatore, ha iniziato subito e ha incontrato sulla sua strada il papà, anche se lui, diciamo, di Massimo Oddo. Sì, Marco non era, diciamo, il migliore dei fratelli, lo sappiamo, Federico era molto più forte, lui era un mediano diciamo di quantità, non entusiasmò per le sue doti da calciatore, tant'è vero che ha smesso molto presto, però io con lui, io e tutti gli altri colleghi che hanno una certa età, abbiamo vissuto tutti i periodi del suo inizio di carriera. Lui ha fatto per molti anni il ticket anche con Buffoni, poi lo ha fatto ad Ascoli, lui prima di diventare allenatore in prima da solo è stato parecchi anni in compagnia di un altro patrigno, quindi ha fatto tanta gavetta. Vedevo anche quando si andava in ritiro, quando c'era Galeone, che lui, diciamo, era veramente studioso di tutto, di tutti i dettagli. Ma infatti ha ricordato anche l'inizio con il papà di Massimo Oddo, Franco Oddo, che salutiamo, è stato anche nostro ospite, graditissimo ospite nella scorsa stagione, in cui diceva il padre di Massimo è stato un precursore perché voleva che si iniziasse sempre, diciamo, i dettami che oggi sono molto in voga, iniziare l'azione dal basso, certo, con il centrocampista basso, con il centrale di difesa, no? Beh sì, io, diciamo, ricordo che Francesco Oddes è stato un allenatore di quelli di cui si parlava come bel gioco. Poi lui stesso ha ammesso che probabilmente la differenza tra padre e figlio sta nell'aspetto caratteriale, nel senso che Massimo ha
stampa migliore di quella che aveva Franco, diciamo la verità. Poi da che dipende, non si sa, probabilmente dal carattere, ma Franco Oddo è stato un grandissimo allenatore, anche come tipo di gioco è piaciuto tanto. Diciamo che Massimo si è giocato il fil rouge di una grandissima carriera da allenatore, no Francesco? Da calciatore che ha vinto tutto, quindi diciamo è partito avvantaggiato da questo punto di vista. Io penso che la carriera che ha fatto Massimo sicuramente aiuta in campo, perché le squadre che ha avuto alle spalle sono importanti, ha avuto un trascorso importante e sicuramente lo aiuterà anche come carisma con dei giocatori giovani come quelli che sono a Pescara. Avere come allenatore un ex campione del mondo che ha un trascorso importante come il suo penso sia comunque di stimolo per molti, certo, per molti ragazzi sicuramente. Dovremmo avere in linea il nostro ospite, vediamo se è così. Paolo Condò in linea? Eccomi qui, ciao, buonasera a tutti a Pescara. Buonasera. Grazie Paolo, una voce bellissima, squillante, che siamo abituati a sentire dai teleschermi di Sky, sia come opinionista, ma ti abbiamo anche letto. Intanto ti ringraziamo per aver voluto partecipare a questa trasmissione. È un piacere. E ospitiamo Paolo Condò perché nella rubrica Pagina 3 che abbiamo anticipato questa sera, per parlare di un libro molto bello che vi consiglio di leggere, si intitola Duellanti, è un libro che costa 15 euro ed è un libro, Paolo, che ha al centro come protagonisti due tra gli allenatori, se non i migliori allenatori in circolazione, Pep Guardiola e José Mourinho. È un libro particolare perché praticamente tu ti concentri in un periodo particolare, quello dell'aprile del 2011, in cui Barcellona e Real Madrid si sfidano 4 volte in 18 giorni. Come ti è venuta innanzitutto questa idea di sviluppare un libro su un periodo così breve? Mi è venuto perché in quei 18 giorni io stavo in Spagna, li seguii, all'epoca lavoravo per la Gazzetta dello Sport e li seguii integralmente. E il fatto che una serie di partite che può essere normale nella pallacanestro, perché a fine stagione con i playoff ci sono le serie, ma nel calcio, soprattutto a quel livello, erano assolutamente inedite 4 partite così ravvicinate, e anche se le 4 partite valevano per 3 competizioni diverse, perché c'era la partita di ritorno di campionato, la finale di Coppa del Re e le 2 semifinali di Champions League, inevitabilmente il risultato e gli avvenimenti della prima si riverberavano sulla seconda e così via. E se unisci a questo fatto la rivalità enorme, senza pari secondo me, senza pari nello sport moderno, che divideva e continua a dividere due grandissimi allenatori come José Mourinho e Pep Guardiola, e anche la maniera perfetta in cui i due caratteri che sono opposti praticamente combaciavano sul ring naturalmente, certo, ecco, è diventato abbastanza facile tutto sommato raccontare quegli avvenimenti, ma soprattutto interpretarli, perché gli avvenimenti, essendo avvenimenti sportivi, erano noti a tutti. Non è un giallo dove tu alla fine devi scoprire chi è l'assassino, però l'interpretazione di ogni mossa di due intelligenze notevolissime, secondo me, è l'aspetto che rende interessante questo libro. Certo, e infatti in questa brevissima chiacchierata non affronteremo e non voglio affrontare il cuore del libro, perché nei capitoli tu dedichi e entri all'interno dei personaggi sia da un punto di vista psicologico e anche da un punto di vista tecnico, quella parte la lasceremo. Parleremo invece brevemente del prologo e dell'epilogo. Del prologo perché è già detto abbastanza tu, ma in realtà ti leggo un passo e poi lo commentiamo insieme. Sì. Scrivi a pagina 10, Pep si erge a profeta della sportività assoluta, il cavaliere senza macchie e senza paura, che porge la mano all'avversario prima e dopo la battaglia. Mu pare invece l'epigono calcistico di quel ministro italiano, Rino Formica, che definì la politica sangue e merda, perché questo dice la pancia dei tifosi, non a caso innamorati pazzi di lui. In questo senso Pep Guardiola e José Mourinho rappresentano e racchiudono diciamo due modi
antitetici di vedere il calcio. E anche la vita, oserei dire. Sì, perché ciascuno di noi ha conosciuto delle persone molto portate alla concretezza, al pragmatismo, a inseguire e ottenere il proprio obiettivo in qualsiasi modo, naturalmente modi leciti, ecco, e abbiamo però avuto anche l'opportunità di conoscere delle persone di visione, delle persone fortemente ideologizzate, ecco, perché questo è un discorso che per esempio può valere benissimo anche per la politica, oltre che per la tattica calcistica, fortemente ideologizzate che desiderano imporre la loro visione del mondo. Ecco, Guardiola naturalmente appartiene a questa famiglia di persone, mentre Mourinho è, penso sia il massimo che si sia visto su un campo di calcio, perlomeno nell'era moderna, dal punto di vista della concretezza. Forse adesso Diego Simeone ha raggiunto i suoi livelli, perché anche Diego Simeone non si preoccupa granché di fornire uno straordinario spettacolo, ma bada al sodo e punta alla vittoria. È chiaro quello che ti dicevo prima, cioè quando due caratteri del genere si affrontano a questi livelli, che sono livelli altissimi, lo spettacolo è garantito, lo spettacolo viene sempre fornito dal contrasto fra due personaggi. Tu ricorderai Borg, il palleggiatore da fondo campo Borg contro l'attaccante, certo, John McEnroe, era il massimo che secondo me si è mai visto nel tennis, anche perché dopo di loro abbiamo visto soprattutto dei gran palleggiatori da fondo campo. Sì. E due personalità fortissime che incarnano in qualche modo, abbiamo già detto, due stili di vita diversi, due modi di intendere il calcio, tutte e due con un grande ascendente sulla stampa. La capacità mediatica di Mo probabilmente è leggermente superiore a quella di Pep, questa è la mia opinione, viene fuori dal tuo libro, soprattutto perché Mo è bravissimo, un po' come Celentano, anche nelle assenze, quando fa andare avanti i suoi secondi. Sì, lui è un manipolatore eccezionale. Quanto di più scaltro si sia mai visto nel mondo del calcio. Lui ha questa capacità di sfruttare come lo judoka, no? Come lo judoka è bravo a utilizzare il peso dell'avversario per fargli perdere l'equilibrio e finire a terra. Così Mourinho sfrutta molto abilmente le parole che sente nel campo avversario per vincere, per garantirsi un vantaggio. Difatti Guardiola, che ha assolutamente il suo fascino comunicativo, però non è assolutamente studiato e preparato come quello di Mourinho, soffrì moltissimo quelle quattro partite, al punto che poi, pur uscendone sostanzialmente vincitore, visto che quell'anno portò a casa la Liga e la Champions League, mentre a Mourinho restò soltanto la Coppa del Re, comunque uscì talmente spossato che nella stagione seguente non vinse nulla, cosa molto rara, fu la sua unica stagione a Barcellona senza vittorie, e poi andò addirittura, si volle perdere un anno a New York, una cosa che nessun allenatore di vertice ha mai fatto o aveva mai fatto prima di lui, questo del famoso anno sabbatico, no? Ma infatti, scusami se ti interrompo, tu questa tensione che stai raccontando, anche stai trasferendo molto bene, così come l'hai fatto nel libro, è talmente forte, questo sentire l'uno con l'altro, sentirsi l'uno con l'altro, che a un certo punto li paragoni a quelle sfide infinite a cui da bambini eravamo abituati ad assistere tra Karpov e Kasparov, quelle sfide a scacchi in cui gli avversari non si guardavano nemmeno in faccia. Certo, perché altrimenti si sarebbero messi le mani addosso, secondo me. A me capitò una volta di vedere un match mondiale fra Karpov e Kasparov e restai impressionato da come i due condividessero per ore il palco senza che mai i loro sguardi si incrociassero. Ecco, in questo senso no, i due sguardi di Guardiola e Mourinho avevano lavorato assieme alla fine degli anni 90 nel Barcellona, e quindi i due si conoscono e certamente si riconoscono, nel senso che ciascuno dei due sa che, non ti dico l'unico, perché ci sono altri ottimi allenatori in giro, a partire da Carlo Ancelotti, ecco, però comunque l'avversario, quello al suo livello,
e l'altro, Mourinho per Guardiola e Guardiola con Mourinho. Ecco, ti ho citato Carlo Ancelotti perché c'è un particolare molto curioso a farci mente locale. Lui è stato l'erede di Mourinho, è venuto dopo Mourinho al Real Madrid ed è venuto quest'anno dopo Guardiola al Bayern Monaco. Sì. E questo ti dà l'idea di quanto sia cosmopolita Ancelotti, perché i due, Mourinho e Guardiola, praticano un tipo di calcio opposto. Eppure Ancelotti è in grado di proseguire sia l'opera dell'uno che quella dell'altro. Sì. E tu scrivi, sintetizzando secondo me magnificamente, Mu uguale vincere, Guardiola uguale costruire, che sono anche questi due modi diversi di vedere la vita prima e il calcio poi. Guardiola, certo, discende direttamente dal filone d'oro del calcio, quello del calcio totale, la nostra trasmissione si chiama Calcio Totale in omaggio proprio a quell'Olanda di Rinus Michel. Mu viene da un'altra scuola, quella in cui si antepone la vittoria a tutto. Difatti c'è una bellissima polemica dentro a quei 18 giorni, innescata dal grande Johan Cruyff, che scriveva settimanalmente un articolo su un giornale di Barcellona, il periodico. Ecco, e una volta lui, all'interno di quei 18 giorni, Cruyff scrisse un articolo nel quale definiva Mourinho un allenatore di titoli e non di calcio, intendendo dire che è uno che vince di più rispetto a quanto costruisce. Sì. E Mourinho gli rispose con grande decisione e indubbio sarcasmo, perché disse, lui pensa di avermi offeso, ma mi ha fatto un grandissimo complimento, perché qui dentro, e lì riecheggiò il famoso monologo di Al Pacino, qui dentro in questo spogliatoio c'è gente che si ammazza di lavoro per vincere e per portare a casa dei titoli, e quindi definirmi un allenatore che vince i titoli lo prendo come un complimento e non come un'offesa come lui avrebbe voluto. Sì. Però questo ti descrive, ovviamente Cruyff parteggiava per Guardiola, che era stato il capitano della sua squadra, suo Barcellona, il Barcellona chiamato Dream Team, ecco, e quindi insomma lo stesso Guardiola tuttora ti dice che lui non è altro che un ritoccatore della Cappella Sistina dipinta da Johan Cruyff. Sì, e sappiamo, descrivi diciamo molto bene l'evoluzione delle due personalità anche da un punto di vista sportivo. José Mourinho probabilmente si porta dietro una ferita che è quella della sua esclusione in qualche modo dalla panchina del Barcellona a vantaggio proprio di Guardiola, e scrive a un certo punto, lo cito perché io quella sera ero presente al Camp Nou, quindi mi ricordo perfettamente quella serata, scrivi, da allora, cioè da quando venne preferito Guardiola a José vive la professione di allenatore come un'occasione per vendicarsi, e all'interno della grande impresa dell'Inter al Camp Nou non c'è dubbio che il momento saliente, forse la vera vittoria per come la vede lui, sia l'episodio degli irrigatori che vengono fatti scattare quando gli interisti ancora festeggiano sul campo la qualificazione alla finale. È un particolare rivelatore che dimostra che anche il Barcellona non è così olimpico come suole descriversi. Io ero in tribuna quella sera e mi ricordo la corsa pazza di José Mourinho verso il settore dei tifosi dell'Inter e questi idranti che spruzzavano acqua al cielo. Sì, è perché quello fu una caduta di stile enorme da parte del Barcellona. Hai perso proprio perché il Barcellona è una grande squadra, dovrebbe capire che gli avversari che riescono a batterlo siano strafelici e abbiano voglia di festeggiare anche con i loro tifosi la grande vittoria. Invece in quell'occasione, sai, poi queste sono delle situazioni che magari vengono governate da un addetto alla manutenzione dello stadio che non pensa a nessuna di queste cose e vuole soltanto tornare a casa 10 minuti prima, certo, e per questo accende prima gli irrigatori e poi noi ci costruiamo sopra delle grandi filosofie, no? Questo magari fa un po' ridere. Sì. Però in realtà in quell'occasione la conclamata sportività del Barcellona venne meno e quindi Mourinho, che ha sempre un po' sofferto questo fatto che il suo i suoi avversari erano i buoni sostanzialmente, nell'accezione popolare, lui era il cattivo, ecco, in quell'occasione, no, ma giustamente dal suo punto di vista,
come i buoni non fossero poi così buoni, sì, o non fossero stati così buoni. Certo. Allora, come vi dicevo, rivolgendomi adesso ai telespettatori, questo libro di Paolo Condò, Duellanti, di Baldini e Cassoldi, 218 pagine, 15 euro, affronta, per chi ama il calcio, è un libro, diciamo, non solo da tenere sul comodino, ma da leggere, perché all'interno di questa sfida infinita, di questi 18 giorni, un po' si rivive l'ebbrezza della bellezza che hanno regalato tutte e due, indipendentemente dal tipo di gioco espresso, ma soprattutto si rivive il profumo dell'erba, il profumo dello spogliatoio, il profumo dell'adrenalina, il sapore dell'adrenalina attraverso le sapienti parole di Paolo. Paolo, ti vorrei chiedere, vorrei approfittare di altri 5 minuti, perché in studio con me, certo, c'è un nostro collega del Corriere dello Sport, Giancarlo Febo, che oltre a salutarti vorrebbe farti una domanda, e poi te ne voglio fare anche una io che non riguarda il libro. Sì, certo. Buonasera. Intanto lo saluto io, ciao. Salve, buonasera. Ovviamente volevo fare una domanda sul campionato relativamente alla parte destra della classifica, quella che ci riguarda più da vicino. Sì. Il campionato italiano spesso si è detto che si è impoverito tecnicamente, probabilmente è vero, però io personalmente, che ovviamente lo conosco non bene come uno che segue questo campionato, perché abbiamo seguito di più la Serie B, ho notato che le squadre di bassa classifica rispetto a prima hanno, non dico l'organizzazione migliore, perché tutte sono sempre state organizzate, però ho notato che hanno più coraggio, dal Palermo al Pescara. Chiaramente poi il gioco del Pescara, per quanto ci riguarda, noi lo consideriamo paradigmatico di questa nuova tendenza, però volevo sapere la sua impressione da osservatore di tutte le squadre, soprattutto delle grandi. Sì, sono d'accordissimo, infatti l'avevo detto anche nella prima puntata di quest'anno di Sky Calcio Show, ci è stata fatta la domanda del motivo per cui seguire questo campionato, motivo per cui seguirlo malgrado il fatto che c'è una favorita, ultra favorita, cioè la Juventus rispetto alle passate stagioni. E io avevo citato, come facendo un rapido censimento, avevo citato il fatto che 15 dei 20 allenatori di questa Serie A, e Massimo Odo era uno di questi 15, fossero degli allenatori che portavano un calcio propositivo, un calcio offensivo, un calcio nei limiti ovviamente delle diverse rose, spettacolare, divertente. E questa è una inversione di tendenza abbastanza netta. Tu dicevi prima che il nostro campionato si è impoverito. Secondo me abbiamo già toccato il fondo e ci siamo dati la spinta per cominciare a risalire, perché rispetto, probabilmente un paio d'anni fa è stato il momento peggiore, il fondo piscina, ecco. Adesso ci sono nuovamente dei giocatori di valore, e soprattutto quest'anno finalmente sto vedendo emergere dei giocatori giovani, sia ovviamente nelle squadre di provincia che hanno o dovrebbero avere, perché non tutte poi ragionano così, ma dovrebbero avere la loro ragion d'essere nel lancio di giovani, ecco, sia anche in squadre con altro nome, il Milan su tutte per esempio, che ha scelto finalmente, cioè, visto che sono diversi anni che il piatto piange dal punto di vista del mercato, non ci sono più gli investimenti di una volta, finalmente la scelta di puntare sui giovani, anche su molti giovani italiani, secondo me l'aveva presa anche prima, comunque è stata presa e i risultati stanno arrivando. Ecco, in questo senso, una volta le squadre, diciamo, della parte destra della classifica mettevano tutte tre stopper e due terzini, 10-5, e se ne stavano lì ad aspettare che succedesse qualcosa per provare a fare un contropiede. Invece quest'anno non è così, quest'anno in molti tentano di giocare, e quindi io non posso che essere contento di questa inversione di tendenza. Paolo, abbiamo in studio con noi anche un ex arbitro di Serie A, arbitrato fino allo scorso anno, Francesco De Luca, anche lui ti saluta e ti vorrebbe fare una domanda. Eccomi qui, ciao. Sì, Francesco. Sì, buonasera. Allora, il rapporto di José Mourinho con gli arbitri sappiamo che non è mai stato un rapporto idilliaco, eccezionale.
Però io mi ricordo, avendolo conosciuto anche fuori dal campo, negli spogliatoi, a volte anche simpatico in alcune battute pungenti, poi si trasformava magari davanti ai microfoni. E lui spesso faceva polemiche o comunque aveva qualcosa da ridire in determinati periodi, sembrava a volte in maniera scientifica. Tra di noi, e glielo chiedo come curiosità, visto che ha avuto modo magari di conoscerlo ancora meglio di molti di noi, come se lui avesse qualcuno alle spalle che gli studiasse quando era il momento giusto per dire alcune cose o meno. Può essere veritiera questa voce che correva tra di noi oppure... No, è più che veritiera, ti posso dire anche il nome, si chiama, tanto non so se lavori ancora con lui, era un vecchio giornalista portoghese, Eladio Paramés. Ecco, che era quella che oltre a curargli la rassegna stampa, gli segnalava questo giornalista è cattivo, quest'altro è cattivissimo, i buoni erano piuttosto rari, ecco, segnalava anche, teneva nota di tutte le varie decisioni arbitrali che venivano prese, in modo che lui sapesse sempre, in qualsiasi momento, quale fosse la battuta polemica, la battuta pungente. Ha sempre Mourinho, ecco, Mourinho è una persona simpatica nel dialogo perché è una persona estremamente stimolante, molto intelligente, è un'intelligenza avvolta naturalmente al suo vantaggio personale. E quindi quando una delle conferenze stampa più bollenti alle quali abbia assistito è quella dopo la terza delle partite di quel poker dell'aprile 2011, quando lui perde al Camp Nou, al Bernabeu 2-0 con i due gol di Messi dopo l'espulsione di Pepe per un fallo che non è mai, che fallo c'è, l'entrata assassina c'era, però non è mai stato chiarito se avesse toccato o meno Dani Alves, perché Dani Alves, te la ricorderai forse quell'occasione, riesce a tirare indietro la gamba e poi cade a terra come se fosse stato colpito da un treno, ecco, Mourinho viene espulso in seguito alle proteste e in 20 minuti lui elabora la famosa conferenza stampa dei perché, nella quale cita 7-8 arbitri, c'era Ovrebo, c'era De Blecker, c'era Stark, c'era Busacca, che in passato avevano fatto qualche fischio dubbio in favore del Barcellona. Ecco, ma questo per dire che ovviamente lui aveva già in mente quella lista, nel momento in cui gli tornava utile farla, non ha fatto altro che richiamarla dalla memoria praticamente. Grazie Paolo, io a questo punto davvero ti ringrazio, abbiamo approfittato un po' troppo del tuo tempo, ti avevo detto una decina di minuti, siamo andati un po' oltre. Ricordo, grazie a voi dell'ospitalità. Figurati, ricordo ai telespettatori, il libro è Duellanti, l'editore Baldini e Castoldi, 218 pagine, il costo è 15 euro. Grazie di nuovo e a risentirci. Buonasera. Ritorniamo in studio, ma è una bella chiacchierata con Paolo Condò. Sì, che noi seguiamo sempre perché sì, è molto bravo. L'opinionista sì, principe di Sky. Di Sky, una persona equilibrata, bravo, pungente, mi sono dimenticato di dirgli. E poi fa delle... Questa curiosità che sapete, è l'unico italiano a votare per l'assegnazione del pallone d'oro. Gli volevo chiedere qual era il voto che si apprestava a dare adesso per il nuovo pallone d'oro. Va bene, Dino, direi di andare in pubblicità perché abbiamo sforato. Al rientro avremo con noi anche il centro mediano metodista Giovanni Tondodonati. Chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio, c'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita è bella.
aspettando Pescara-Sampdoria. Ha ragione e fa riflettere Massimo Oddo quando dice: domani giochiamo contro un'altra squadra di Serie A. Ha ragione, perché in Serie A tutte le partite sono difficili e, parafrasando l'incipit di uno dei più noti romanzi della storia della letteratura di tutti i tempi, ogni partita è difficile a modo suo. La Sampdoria di Marco Giampaolo sarà infatti una compagine ostica da affrontare, perché gioca un buon calcio e ha una rosa di grande qualità. Bisogna giocare per divertirsi e in scioltezza. Per conquistare punti e avvicinarsi all'obiettivo dei fatidici 40, occorre non perdere il filo della costruzione del gioco, che pazientemente l'allenatore e la squadra hanno costruito in questi due anni. Per farlo, occorre che si giochi tranquilli, senza l'angoscia o l'assillo della vittoria a tutti i costi. Soprattutto che si scenda in campo per divertirsi. In questo modo si riuscirà anche a serrare le fila quando ce ne sarà bisogno e a soffrire quando il tempo della partita lo richiederà. Quello che vorrei dire a tutti è: godiamoci questo campionato. È stato difficile ritornare in Serie A. Anche solo per questa ragione conviene a tutti essere più rilassati e godersi lo spettacolo che solo in 20 possono godersi dal vivo. Si sa che il campionato del Pescara sarà difficile. Proprio per questa ragione non è utile ribadire e riproporre tutte le settimane la stessa minestra. Più utile cercare la bellezza laddove si annida e farla emergere e dargli spazio. Ci sarà anche il tempo della critica e delle critiche, ma non è questo, o almeno non lo è ancora. Buon calcio a tutti. Giancarlo, partirei dalla fine del mio editoriale. Non è questo il tempo della critica e delle critiche, o almeno non lo è ancora, sei d'accordo? Sì, assolutamente, anche perché lo ha detto oggi, Oddo oggi, e ne avevamo parlato prima. Sì, adesso dobbiamo essere sereni e affrontare le squadre con la consapevolezza di avere una squadra che può avere anche qualche carenza tecnica, diciamo, in qualche settore, ma che esprime un buon calcio, e sapendo che alla lunga verrà fuori, dovrebbe venire fuori. L'esempio più classico, anche se riguarda un'altra parte della classifica, è quello della Juventus dell'anno scorso, che dopo 8-9 partite stava in condizioni devastate e poi ha vinto lo scudetto. Quindi io sono convintissimo che riusciremo ad uscire da questa situazione, anche perché le altre non mi sembra che corrano tantissimo. Giovanni, Oddo ha detto in conferenza stampa, io l'ho riportato, diciamo, quasi citandolo: domani giochiamo contro un'altra squadra di Serie A. Sembra una banalità, ma non lo è. Tutte le partite sono difficili quest'anno, ogni partita è difficile a modo suo. Quella con la Sampdoria, diciamo, si presenta particolarmente ostica, non è un modo di dire, perché ha un allenatore che insegna calcio e perché ha una rosa molto competitiva. Sì, buonasera innanzitutto, sono d'accordo. Ti avevo annunciato, prima della pubblicità. Sto salutando i telespettatori. E la squadra che gioca bene, io l'ho vista varie volte, avrebbe meritato di più, ma almeno 4 punti in più secondo me. E ha buone individualità, però sta pagando più o meno un po' gli errori che ha commesso il Pescara. Qualche disattenzione di troppo, ho notato specialmente in due gare contro Milan e Roma dei momenti in cui la squadra scompare dal campo e prende gol per indecisioni difensive. Poi magari ne parleremo nello specifico, però Oddo ha anche aggiunto: loro sono più forti sulla carta. In effetti è vero, perché come rosa la Sampdoria mi sembra più attrezzata di quella del Pescara. E poi Oddo ha detto: dobbiamo essere pessimisti nelle varie situazioni di gioco. Secondo me si riferiva, prendo un caso, al comportamento di Biraghi contro il Chievo, no? Quello che ci ha detto D'Aversa la settimana scorsa, lui non aveva avvertito il pericolo. Invece ecco, se tu sei pessimista capisci prima e magari rientri prima e con più velocità. Sono assolutamente d'accordo. Aggiungo, come avete detto voi, che il Pescara ha tutti i mezzi per crescere tantissimo e lottare per la salvezza. E Giovanni, questa notizia dell'ultima ora, insomma delle ultime ore, tromba d'aria a Bogliasco
appena finito l'allenamento della Sampdoria, cade un palo della luce, tanta paura, danni ingenti alla struttura, per fortuna diciamo nulla sì. È successo alla squadra, che si era già avviato con l'autobus. Sì, anche se alcuni, l'ho seguita praticamente per tutto il pomeriggio questa storia su Sky Sport 24 con il racconto di Riccardo Re, però erano rimasti al centro di Bogliasco alcuni massaggiatori, magazzinieri che comunque dovevano raggiungere la squadra, ecco perché poi la squadra è partita con qualche minuto di ritardo dall'aeroporto. Per fortuna nulla di grave, abbiamo visto le immagini insomma del palo che è caduto e avrebbe potuto sicuramente creare danni sul campo Mugnain dove gioca la Primavera, proprio un pilone dell'illuminazione. Ma ha interessato tutta la Liguria, io ho letto anche diciamo, molte sollecitazioni da parte anche di altri utenti che dicevano di questo. E Giovanni, ancora con te, bene ha fatto Oddo a dire che bisogna essere più pessimisti, cioè giocare insomma un po' mettendo da parte i fronzoli. L'altro aspetto che ha sottolineato e che abbiamo visto, tu non l'hai sentita, l'intervista a un serierissimo Fornasier, bisogna mantenere i nervi saldi e continuare a insistere su quello che si è costruito in questi ultimi due anni, cioè giocare e poi se non dovesse arrivare la rete, non dovesse arrivare il gol, il problema diciamo, per il momento non è ancora urgentissimo. Sì, sei d'accordo con questa? Non finirà il mondo se il Pescara non batterà la Samp, mi sembra che abbia detto così Oddo oggi. È chiaro che la sfida più difficile secondo me è proprio quella, è quella di andare avanti, cercare allenandosi, cercando di migliorare senza però il conforto di una vittoria, dei risultati, perché sono andate via le prime sette giornate, il Pescara non ha ancora vinto sul campo. Io non vorrei che questa cosa pesasse poi alla lunga sul Pescara, anche a livello psicologico una vittoria, diciamocelo chiaramente, manca. Cioè un calciatore quando va ad allenarsi lo fa per poi raccogliere i frutti il sabato o la domenica quando si gioca. Questa secondo me è la sfida più difficile che deve vincere Oddo e devono vincere i giocatori del Pescara. Giancarlo, noi ne abbiamo parlato spesso fuori dai microfoni, soprattutto tu devo dire e io l'ho riportato nel mio editoriale di oggi, abbiamo la fortuna di essere tra le 20 città che disputano la Serie A. È un valore importante al quale dobbiamo tenere tutti e quindi molto banalmente godiamoci questa Serie A. Sì, anche perché diciamo questa non dovrebbe essere un'apparizione sporadica come la precedente, adesso ci andiamo con più sentimento, ecco, tra virgolette. Quindi io sono convinto che, parliamoci chiaramente, se il Pescara avesse avuto un attaccante già affermato, nel senso che Manai è sicuramente di grande prospettiva, Baebek è stato un po' fermato da qualche infortunio, magari uno dei due esploderà e quindi il problema è risolto. Se avesse avuto un Lapadula, un attaccante come Lapadula, secondo me avrebbe avuto il doppio dei punti e quindi saremmo già in zona tranquilla. Non ce l'ha, ma non importa, cioè, possono segnare anche gli altri e poi vediamo che succede eventualmente nel mercato di gennaio. Francesco, sei stato in Serie A per tanti anni, essere questo aspetto che stavo sottolineando adesso, questo essere una delle 20 città che disputa la Serie A, per il clamore mediatico, per la comunicazione, per la pubblicità, lo avvertivi anche tu quando andavi in giro, un valore aggiunto, cioè guardi quella città con un occhio particolare? No, sinceramente no, magari ecco il valore aggiunto lo possono dare alcuni stadi, alcune società che hanno un trascorso importante, però bene o male le 20 società che disputano questo campionato per noi sono viste più o meno tutte allo stesso livello. Quindi. Cioè per voi non c'è, quindi quando arrivate diciamo in maniera già concentrati? Arriviamo già concentrati, certo poi l'importanza della partita fa la differenza per lo stimolo nostro e comunque anche dei calciatori, però non sempre è l'ambiente o la città che ci ospita che ci dà lo stimolo in più, più la partita in sé per sé. Giovanni, che aria si respira nello spogliatoio del Pescara? Hai avuto modo in queste settimane di vedere degli allenamenti, li visti tranquilli, sereni, concentrati, come li hai visti? No, devo dire la verità che fino a questo momento lo staff tecnico è stato abilissimo a mantenere la calma, a trasmettere serenità ai calciatori. Devo dire che hanno lavorato abbastanza bene, l'ho visto anche ieri all'allenamento,
E finora, diciamo, la pressione è gestita nel migliore dei modi. È chiaro che, insomma, domani ci sarà un appuntamento importante da sfruttare. A questo punto, Francesco, vorrei invece utilizzare le tue competenze per parlare di quello che è successo da un punto di vista strettamente arbitrare, quindi dei falli commessi, dei falli subiti, rispetto al Pescara. So che hai fatto una piccolissima indagine e dei ragionamenti sui quali potremmo innestare anche dei ragionamenti tecnici. Diciamo che il gioco del calcio è un gioco fantastico, fatto di fantasia, di estro, dove però i numeri sono importanti, sono un valore aggiunto. E quindi dai numeri che ho avuto modo di constatare in questi giorni, perché per curiosità ho visto alcuni dati, per esempio risalta all'occhio che sia nella gara con il Chievo che in quella precedente con il Genoa, il Pescara subisce tanti falli, però tutti falli lontani dall'area di rigore avversaria. Non so se questa è più bravura dei calciatori avversari che cercano di non far arrivare i giocatori attaccanti in area per commettere falli, oppure c'è un piccolo di malizia in meno rispetto a tanti calciatori nostri che dovrebbero cercare forse di procurarsi qualche calcio di punizione in più dal limite, perché i dati sono questi. Di contro è anche vero che il Pescara è una società che ha un ottimo possesso palla, e un ottimo palleggio, che commette pochi falli, quindi non è una squadra cattiva. Ha commesso in 7 partite 15 falli, nessuno espulso per il momento. Allora, questi sono i dati statistici, poi lascio ai tecnici analizzare gli stessi, il che potrebbe essere una cosa positiva, però potrebbe anche significare una cosa, non dico negativa, ma quasi, perché magari qualche fallo in più in determinate circostanze, quando soprattutto una gara come quella col Chievo sta andando su un binario di parità e gli altri diventano pericolosi, forse qualche fallo in più si potrebbe anche spendere. Giancarlo, questi dati di Sente Francesco, che sono dati interessantissimi, infatti il rapporto di Francesco è preziosissimo. Questo che significa? Va bene, significa secondo me che un pizzico di malizia manca nella squadra, effettivamente, data dalla giovane età della squadra, probabilmente. Tant'è vero che il giocatore ha commesso più falli, o no, più falli, comunque chi ha più ammunizioni è Campagnaro. Quindi anche questo è un dato, no? Voglio dire, Campagnaro ha 3 ammunizioni all'attivo, quindi è significativa anche questa cosa. Volevo fare anche a Francesco una considerazione e domanda, perché io, avendo seguito per tanti anni la B e purtroppo per il tabellino del Corriere dello Sport bisognava riportare i falli e non tutti gli stadi hanno l'uomo che prende i falli, quindi per me sono stati un incubo, ma quello che voglio dirti è che prima i falli negli anni passati durante una partita erano molti di più, adesso si sono dimezzati. Dipende probabilmente dal nuovo regolamento degli arbitri che lasciano correre di più, presumo. Allora, diciamo che questa è una tendenza in Serie A che è iniziata già da diversi anni, perché sono almeno 4-5 anni che con il passare degli anni il numero di fischi arbitrali è notevolmente sceso di anno in anno. Questo perché? Perché sicuramente favorisce lo spettacolo e quindi aiuta gli spettatori a godersi di più una partita, perché meno una partita spezzettata è più godibile. Effettivamente i falli sono diminuiti notevolmente, ma questo ha aiutato anche molto le società importanti che disputano campionati a livello internazionale, certo. Perché la media dei falli fischiati a livello internazionale all'epoca, io parlo di 4-5 anni fa, quando è iniziato questo tipo di percorso che sta continuando anche in Italia, si ritrovavano squadre come il Milan, l'Inter, la Juve, queste grosse squadre che facevano campionati come la Champions e l'Europa League, con arbitri che fischiavano, non dico la metà, ma un buon 30-40% in meno rispetto a quello che fischiavamo noi nel campionato italiano. Quindi loro avevano una forte difficoltà nel presentarsi in campo con queste divergenze a livello arbitrale. Quindi questa cosa ha aiutato anche loro nel tempo ad avere più equilibrio nel campionato italiano e in quello che affrontavano all'estero. Giovanni, questi dati che cosa dicono a te, che fanno pensare queste statistiche che citava Francesco? Ma per quanto riguarda i falli commessi dal Pescara, mi sembra che non sia una squadra un po' troppo corretta, però
rispecchia, secondo me, do un'interpretazione che poi non può essere, può essere smentita chiaramente, non può essere quella veritiera, però guardando le caratteristiche dei giocatori io non sono sinceramente sorpreso da questi dati, cioè mi aspettavo numeri simili e quindi forse servirebbe un po' più di aggressività. Noi, tradizionalmente il Pescara, ne parlavo anche con alcuni rappresentanti dello staff tecnico tempo fa, cioè tradizionalmente il Pescara ha sempre avuto difensori molto tra virgolette puliti, no? Negli interventi, uno Spolli della situazione, il Pescara io non lo ricordo sinceramente, cioè difensori che accumulavano, cioè, sempre molti falli, ecco, erano cattivi, falli, espulsioni, ammonizioni. Ma sì, ma perché il Pescara probabilmente, almeno diciamo negli anni che mi ricordo io, sono gli anni che ha avuto sempre allenatori che hanno avuto, ecco, diciamo, un occhio particolare per giocare, Careone, Zeman, Delio Rossi, tutti allenatori, Oddo, cioè allenatori che hanno sempre impedito ai propri giocatori, per esempio, di fare i falli, di fare simulazione. Statisticamente non è un dato negativo, io ho espresso quello che è un dato. No, ma certo, no. Il Sassuolo negli ultimi anni è una di quelle società che ha commesso meno falli a fine campionato, eppure ha fatto dei campionati egregi. Ma non è un caso, hai citato un altro allenatore, Eusebio, certo, Di Francesco, quindi, che ha una cultura proprio del calcio come sport, certo, però allievo di Zeman, e per esempio Zeman è un allenatore che si arrabbia se i giocatori fanno dei falli intenzionali, tanto per dire. C'è però il fallo tattico a centrocampo, in qualche modo introdotto da Sacchi, dal pressing forte di Sacchi, poi ripreso da tutti quelli che giocano, insomma, con un campo molto largo, sì. Però fondamentalmente c'è una tipologia di allenatori che non predilige questa cosa. Sicuramente prima parlavamo di Mourinho e Guardiola, i giocatori delle squadre di Guardiola non fanno i falli, i giocatori delle squadre di Mourinho sono più propensi a interrompere il gioco avversario, sì. O mi sbaglio? Sì, questo sì, io però volevo riflettere sul primo dato che mi ha trasmesso. Mi fanno segnali, diciamo, intimidatori dalla regia, dobbiamo andare in pubblicità. Vabbè, perché adesso ci siamo rimessi in riga con questa cosa, poi ci riprendiamo qualche tempo. Allora andiamo in pubblicità, ci vediamo, ci risentiamo tra pochissimo. A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. Eccomi, scusate, mi ero distratto perché stavo guardando l'aggiornamento sulle con la difesa del Pescara degli anni passati durante il calcio d'angolo. Questa settimana non abbiamo la rubrica quota 40 in senso classico perché l'abbiamo fatta la settimana scorsa, però Giancarlo ha delle cose da dirci sempre su questa parte della, sì, classifica, se non mi sbaglio. Sì, diciamo più che altro, cioè non vedremo termometri oggi. No, oggi nessun termometro, però ho guardato un attimo le prossime due partite che attendono le nostre concorrenti per darci una regolata. Allora, partiamo dal Palermo. Il Palermo, tra l'altro, ha avuto Zamparini che è uscito allo scoperto e ha detto: abbiamo bisogno di 15 milioni di euro per concludere il campionato, se no stiamo a rischio. Quindi per questo voleva vendere ai cinesi. Dopodiché ha notato nella piazza una certa preoccupazione, dove ha detto: tranquilli, perché ogni anno abbiamo fatto così, perché per esempio senza le cessioni di Dybala e Belotti saremmo già scomparsi da tempo. Non è che li ha tranquillizzati tanto. Comunque il Palermo festeggerà le 1000 partite in Serie A lunedì prossimo. Lo farà con la buona notizia per il Palermo di Nesto Roschi, l'attaccante macedone che sembrava essersi infortunato, cioè che si era infortunato, però nulla di grave ci sarà. Ricordiamo che Nesto Roschi ha segnato 3 dei 4 gol totali del Palermo, quindi il 75% dei gol. Una bella notizia per loro. Per loro, sì, per loro. Le partite quali sono? Lunedì sera ospita il Torino, e questa è abbastanza, diciamo, difficile, considerato che il Palermo in casa non ha mai fatto un punto, e poi va in casa della Roma contro i giallorossi di Spalletti. Invece per quanto riguarda l'Udinese ci sarà l'esordio di Del Neri, che va a giocare allo Juventus Stadium, quindi abbastanza proibitivo. Loro sicuramente pensano che il vero inizio della gestione del Neri ci sarà contro di noi. Ho letto un'intervista di Pietro Fanna che ha detto: la partita quella è proibitiva, l'importante è valutare il carattere. Quindi l'Udinese avrà prima la Juventus e poi il Pescara. Il Crotone, che sta in una situazione di classifica non buona,
ha due partite che possono essere decisive. Prima va al Mapei Stadium in casa del Sassuolo, che è una squadra arrabbiatissima, sia per aver perso contro il Milan in maniera rocambolesca con tante polemiche, sia per la conferma della sconfitta a tavolino contro di noi. Dopodiché il Palermo dovrebbe ospitare il Napoli, si dice, scusate, il Crotone dovrebbe ospitare il Napoli, si dice allo Scida, però non lo sappiamo ancora, eventualmente potrebbe doverlo fare ancora all'Adriatico, che sarebbe meglio per noi, sia perché andiamo a vedere una bella partita, sia perché il Crotone non godrebbe del fattore campo. Ho quasi finito, l'Empoli. L'Empoli deve andare a Genova contro il Genoa di Juric, e poi c'ha il Chievo in casa. Sono due impegni che non dico che sono abbordabili, ma sicuramente sono meno proibitivi di altre squadre. Però è chiaro che se dovesse inciampare dovrebbe cominciare a preoccuparsi seriamente. Io penso che molto dipenderà anche dalla reazione di Saponara, che è rimasto molto deluso dall'esclusione della partita contro la Juventus. Ci sono Atalanta e Cagliari. L'Atalanta si è tirata fuori con le ultime due vittorie, però adesso va a Firenze e poi ospita l'Inter, e quindi potrebbe in certo qual senso anche essere risucchiata. Per il Cagliari per il momento teniamolo fuori, anche per una questione scaramantica, e poi vedremo. Finito. Possiamo pure dire che magari la Samp sabato prossimo è il derby, quindi magari si spera che qualcuno non... è presto, una settimana in anticipo, certo. Magari sì, certo. Qualcuno ci potrebbe pensare, perché il derby della Lanterna è una partita fantastico. Particolare, sì, non, sì, è, sì. Non è come altri derby, quindi è molto molto sentita. Sì, siamo una settimana di anticipo, però magari. Tu ne hai arbitrati, qualche derby tra Genoa e Sampdoria? Ho fatto, sì, è stata una partita 3 anni fa, mi sembra, è una sensazione... Quale? Quella del gol in fuorigioco di Gabbiadini? Non credo. Quindi è una partita importante, magari qualcuno si potrebbe, speriamo, risparmiare un pochettino. Giovanni, Giancarlo diceva, per il momento teniamo scaramanticamente fuori il Cagliari. In realtà la classifica dice che il Cagliari è fuori per il momento. Noi nei nostri discorsi, diciamo, fuori dalle telecamere abbiamo sempre detto però che il Cagliari, nonostante una rosa molto importante dal nostro punto di vista almeno, insomma, ha il suo punto debole nell'allenatore. Tu continui a pensare questo visto il campionato che sta facendo il Cagliari, oppure è cambiato un po' il tuo giudizio? No, ovviamente si tratta di gusto, di estetica, perché comunque a livello di risultati, insomma, Rastelli è inattaccabile praticamente. E secondo me non potrà, salvo clamorose sorprese, non potrà essere risucchiato nella lotta retrocessione del Cagliari, perché ha una rosa superiore, anzi sta tenendo testa benissimo alle altre nonostante le gravi assenze, insomma Storari infortunato, Ionita, lo stesso Melchiorri che è rientrato da poco, insomma calciatori importanti, però una rosa secondo me attrezzata. Poi a gennaio, se ci dovesse essere la necessità, la società non si tirerà indietro per rinforzarla ulteriormente. Stiamo parlando, secondo me, di una società di altra categoria, quantomeno da metà classifica. Io ho sempre detto che oltre al Pescara, nella lotta retrocessione sono coinvolte Empoli, Udinese, Palermo e Crotone, cioè le ultime 5. Poi una sorpresa c'è sempre, ad esempio la Samp, se dovesse perdere a Pescara, come noi tutti speriamo, insomma si metterebbe male. Poi c'è il derby, come diceva Francesco, cioè, di solito c'è sempre ogni anno una sorpresa in negativo, no? Una squadra che viene risucchiata, però l'obiettivo del Pescara è fare quart'ultimi, quindi siamo in piena lotta. E invece come vedi, ha parlato anche di Del Neri all'Udinese, Giancarlo, come vedi tu la posizione di come vedi la prospettiva dell'Udinese con Del Neri in panchina, tenendo presente che lo scorso anno subentrò su un'altra panchina e non ebbe un esito fortunato la stagione? Allora, secondo me bisognerà aspettare gennaio le mosse del patron Pozzo, perché se il Napoli, mi sembra un'ipotesi difficile, però se il Napoli dovesse riprendersi Zapata, pagando magari, perché ovviamente viene in prestito, bisogna vedere le mosse, perché non mi sembra una rosa molto completa rispetto agli altri anni. Non ricordiamoci che l'anno scorso l'Udinese ha rischiato la retrocessione
in Serie B. Quindi aspettiamo quello che succederà. Certo è che la situazione ambientale è forse la peggiore di tutte le squadre di Serie A. Perché già c'è una contestazione, il fatto che giocavano troppi stranieri. Addirittura hanno abbandonato una curva, cosa mai successa nello sportivissimo pubblico friulano. Quindi io da questo punto di vista li vedo messi male. Sì, poi il pubblico, diciamo, è sportivissimo sempre fin quando vince, poi dopo quando perde si comincia a sfaldare un po' le fila. E abbiamo, Dino, una sorpresa per Francesco De Luca, mi hai segnalato dalla regia. Prima stavamo parlando del duello del libro di Paolo Condò, duellanti tra José Mourinho e Pep Guardiola, e qui vediamo Oriali, un vigile urbano o un pizzardone, come si dice a Milano, José Mourinho e Francesco. Ti ricordi che partita era questa, Francesco? Bella, bellissima. Questa era una partita di... era un quarto di finale di Coppa Italia, Inter-Juventus, dove Mourinho protestava per un episodio dove effettivamente aveva ragione, perché c'è stato un fallo di mano in area di un giocatore della Juve, abbastanza plateale, perché visto da un'altra prospettiva c'era un'immagine plateale di questo fallo di mano del giocatore della Juve, che non è stato rilevato né da me né dall'arbitro, perché purtroppo in quel momento, per quanto possa risultare strano, io avevo tra me e il giocatore della Juve proprio un difensore dell'Inter che mi compriva completamente la visuale, quindi c'era un rigore per l'Inter, non è stato segnalato. Quindi tu sei, lui non l'ha presa palesa nello stadio di calcio totale, una presenza arbitrale di quelli che favoriscono la Juve. No, di quelli che purtroppo sono stati sfortunati in un episodio e poi sfortunati quando c'era Mourinho, non era proprio il massimo. Quindi diciamo che poi sempre poi Inter Juventus, ci ricordiamo il fallo, quello più clamoroso, quello comunque ha favorito la Juve. Su Ronaldo, te lo ricordi il fallo su Ronaldo? Di arbitro Ceccarini, chi non lo ricorda, dove tuttora io ho hai dei dubbi. Sinceramente sì, quella era ostruzione. Devo dire sinceramente, cioè, ho dei dubbi. Senti, quella partita, anzi, ha fatto un Mourinho blocco, si comportò da Mourinho, cioè protestò fino alla fine. Ma in quella partita sì, tra l'altro ha anche ragione, quindi figuriamoci se non ha protestato quando aveva tolto. Allora direi di andare per l'ultima volta in pubblicità e poi quando rientreremo ci concentreremo sulla partita di domani, vedremo come giocherà la Sampdoria. Francesco De Luca ci parlerà dell'arbitro della partita di domani, Domenico Celi, e ci dirà un po' le caratteristiche di quest'arbitro, e poi andremo a vedere anche come giocherà il Pescara con una formazione che si annuncia molto offensiva. Chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. Eccoci rientrati in studio, Giancarlo, che per tutte le, diciamo, le pubblicità di questa puntata era stato buono, nella finale ha messo, diciamo, una punta di dissidio. Ma no, stiamo scherzando, ovviamente. Giovanni, allora, prima di andare a vedere e a sentire Francesco sull'arbitro Domenico Celi, dici invece qualcosa sulla Sampdoria. Come giocherà? Chi giocherà? Sì, andiamo a vedere la probabile formazione della Samp del giuliese Marco Giampaolo, che ha iniziato la carriera proprio qui a Pescara, no? Nello staff di Giovanni Galeone nel 2000. Eccola qui. 4-3-1-2, questo è il modulo, in porta c'è Viviano, poi Sala a destra e Regini a sinistra, quest'ultimo corteggiato anche dal Pescara, può agire anche da centrale, una bella corsa, era con Zeman a Foggia, un bel terzino sinistro, stesso dicasi per Sala. I centrali, Skriniar è uno slovacco, classe 95, secondo me, almeno io l'ho visto poche volte, però mi sembra un buon giocatore, ha pagato, è stato criticato un po' di volte perché... per qualche disattenzione, 21 anni, prima esperienza in Italia, al suo fianco invece c'è Silvestri che ha già invece una grande esperienza in Italia. Poi abbiamo messo Pright mezzala, in verità potrebbe giocare Barreto, c'è cioè un ballottaggio qui, scelta che ovviamente cambierà il modo di stare in campo della Samp, perché Barreto, ex Palermo, insomma lo ricordiamo, è un centrocampista con il passo abbastanza cadenzato, forte fisicamente, mentre Pright è un... Pratt è un trequartista che può giocare anche da mezzala, così sarebbe davvero sbilanciata. Torreira non ha bisogno di presentazioni e Linetti, anche lui, è un buon giocatore, classe
96, anzi 95 anche lui, un polacco, molto dinamico, uno che si inserisce molto, non molto alto, però abile a sfruttare gli spazi, ad inserirsi, mi ha fatto una grande impressione, l'ho visto contro la Roma. E poi Ricky Alvarez, ex Inter, alle spalle di Quagliarella. Noi abbiamo messo Budimir, anche qui c'è un ballottaggio, Budimir Muriel, perché Muriel è stato impegnato con la Colombia, è rientrato soltanto ieri ad allenarsi con i compagni, quindi potrebbe cambiare Giampaolo in attacco. Alvarez non è il, lo conosciamo, però conviene ribadirlo, non è il classico trequartista che sta fermo lì e gioca alle spalle dei due attaccanti, ma svaria molto, spesso anzi va ad attaccare i terzini, e quindi secondo me anche lui è un giocatore temibile che quando è in giornata può creare, problemi. Squadre l'ha visto all'opera, penso, tante volte. Scusami Giovanni, squadre che poi vedremo in Pescara che giocheranno a specchio con lo stesso modo di stare in campo, o no? No, quasi. No, quasi, perché il Pescara ha due trequartisti in appoggio a buyback. Non so se possiamo vedere anche il Pescara, ma no, giusto, vediamo un'altra cosa sulla Samp, sì. Due vittorie subito all'inizio del campionato, vittoria ad Empoli, vittoria in casa contro l'Atalanta, poi un solo punto nelle ultime 5 partite, 1-1 col Palermo nelle 2 settimane fa, peraltro raggiunto, pareggio raggiunto al 95esimo con Bruno Fernandes, che si gioca al posto peraltro con Ricky Alvarez. Anche qui, ripeto Oscar, l'ambiente insomma comincia, da quello anche che mi dicono, da Genoa un giocatore come Bruno Fernandes è complicato, perché è un giocatore di grande qualità. Sì, da quello che mi dicono c'è stato un passo indietro contro il Palermo, perché la Samp ha giocato bene con il baricentro alto, grande aggressività, tante occasioni da gol costruite, quelle invece create contro il Palermo, io non ho visto la partita, ho visto le immagini, sono scaturite più che altro da calci piazzati, da palle inattive o da qualche ripartenza. Io l'ho vista la partita, il Palermo ha tenuto un buon possesso palla, è stato fortunato da un certo punto di vista, sfortunato perché ha subito il pareggio all'ultimo, proprio all'ultimo secondo, però il Palermo è una squadra che comincia a giocare bene al calcio. Sono d'accordo. Francesco, parlaci invece di Domenico Celi di Bari. Che tipo di arbitro è? Che cosa ci possiamo aspettare domani? Ci dobbiamo aspettare domani? Allora, intanto parlo proprio della partita. Cioè, questa è una partita che per il designatore inizia ad essere una partita importante. Mentre l'ultima partita c'è stato un arbitro della Cambi, Manganiello, che comunque ha fatto bene in Pescara-Chievo, dove era una partita che si poteva rischiare un arbitro Cambi per fargli fare esperienza. Questa è una partita importante per la classifica che occupano tutte e due le società. Quindi il designatore Mimmo Messina ha mandato un arbitro esperto, perché lui... Ecco, stiamo vedendo intanto Domenico Celi. È un decimo anno, decimo barra undicesimo, perché lui è stato un anno fermo perché ha avuto un grave infortunio motociclistico che lo ha costretto a star fermo un anno, quindi ha avuto una gran forza di volontà per riprendersi, per ricominciare. Quindi è un decimo anno esperto, ha 129 gare di Serie A al suo attivo, è la sua terza partita quest'anno in Serie A, ha una media ammoniti di 4,5 ammoniti a partita, quindi è una media, diciamo, per squadra abbastanza importante. Esperto, simpatico, in campo ha un buon rapporto con i calciatori, perché molti lo conoscono, è in grado di sdrammatizzare durante la gara anche situazioni importanti. È barese ma di quelli simpatici, devo dire la verità, in campo si fa riconoscere per questo, e quindi niente, è molto esperto, e i baresi sono tutti simpatici, sì, come persone. Dino, credo che abbiamo anche simpatici. Rispetto a questa simpatia abbiamo anche una foto che ritrae Francesco e l'arbitro Celi, eccoli qua insieme, probabilmente qui dopo una partita, no? E questa sì, penso prima di una la sera prima di una partita serale, mi sembra era Frosinone-Napoli della passata stagione. Quindi sì. Un buon arbitro, un ottimo arbitro, cioè si può stare tranquilli, speriamo non ci siano errori, però un arbitro esperto, che dà garanzia. Assolutamente sì. Una domanda fuori da Francesco. Mancano 2 minuti, ci devi parlare proprio a Pescara. Rapida, il gol del Chievo, il fuorigioco, era una chiamata facile, quella era una lettura facile. Cioè molti giocatori del Pescara hanno alzato una mano, sì. Premesso che c'è poco di facile, soprattutto in questi episodi, però questo è un classico esempio dove per
l'assistente, quello è un fuorigioco al 99%. Mm-hmm. Cioè, quando io vedo che per me è fuorigioco al 99%, non alzo. Perché se non ho la sicurezza assoluta del 110%, nel dubbio si lascia andare. La risposta? E tecnicamente e statisticamente i fatti ci hanno dato, i numeri ci hanno sempre dato ragione. Gol d'inglese, mi riferisco al gol di meno di un minuto per la probabile forma. Ecco qua, intanto ci sta facendo vedere, eccola qua. Difficile. L'abbiamo visto in maniera L'abbiamo visto la settimana scorsa. Birsa in... stoppa il pallone, quindi magari per l'assistente. Giovanni, non è... hai 30 secondi. Sì, per andiamo la sulla Pescara. Probabile formazione del Pescara. In porta ovviamente Bizzarri, 4-3-2-1 il modulo. La grande novità è chiaramente la presenza di Vitturini nell'11 titolare, l'esordio in Serie A per il 19enne terzino destro del Pescara, poi difesa completata con Campagnaro, Fornasiere e Biraghi, centrocampo con Aquilani e Brugman insieme, Brugman farà il playmaker, Aquilani la mezzala sinistra, Memu la mezzala destra, in vantaggio su Cristante, e poi in attacco che ci siano grandi scelte perché Manai e Ver sono infortunati, quindi Benali, Caprari alle spalle di Baybek alla prima da titolare. Giancarlo, non abbiamo tempo di commentare perché no, sennò andremo oltre. L'unica cosa proprio lapidario, questo centrocampo con Memuscei, Brugman e Aquilani, ti piace? Se Aquilani conferma i progressi atletici, mi piace. Mi piace anche questa formazione generalmente, però nonostante Oddo tenda a sdrammatizzare, fa bene qua, dimostra tutta la bontà del suo lavoro, però in realtà sono ci sono delle assenze pesanti, 6 assenze delle quali 5 di potenziali titolari nel Pescara, quindi non mi preoccupa questa formazione iniziale, mi preoccupano i cambi nell'ultima mezz'ora. Vabbè. Vedremo che cosa succederà. Succederà. Siamo arrivati questa settimana, anche questa settimana, dunque alla fine di questa puntata, speriamo che domani la partita ci riservi intanto di assistere proprio a una bella partita e poi ci riserve anche un risultato positivo per il Pescara, meglio la vittoria, ma come ha detto anche Massimo Oddo, dovesse finire in parità non ci sarebbe da fare nessun dramma. Grazie a Giovanni Tondonati, grazie a te Oscar, grazie a Francesco De Luca, grazie per il tuo supporto anche questa sera, e grazie al bomber di calcio totale Giancarlo Febbo. Grazie a voi, buonasera. Anche a me. Buonasera a tutti. Grazie Giancarlo, non resta che salutarvi e augurarvi buona settimana e buon calcio a tutti.